Con questo gol di De Agostini la nostra nazionale torna alla vittoria in territorio elvetico dopo oltre 5 lustri. Una rete che interrompe un digiuno che durava da ben 354 minuti. Un record negativo che ha un unico identico precedente, la nazionale di Bernardini nel 1975. L'ultimo impegno ufficiale della nostra nazionale prima dei mondiali, al di là delle curiosità statistiche, ha visto al San Giacomo di Basilea l'esordio in maglia azzurra di Totò Schillaci. Un esordio che non ha certo deluso le aspettative. L'attaccante juventino si è mosso incisivamente, in buon accordo con Carnevale prima e Serena poi, anche se in qualche occasione ha peccato di eccessivo individualismo, cercando con troppa caparbietà il gol personale, smanioso com'è, di conquistarsi un posto fisso in nazionale. Il problema reale è invece quello dell'intero reparto offensivo, che ha troppo sofferto per l'assenza di Vialli, un attaccante che Vicini non mette in discussione, data la sua continuità e efficacia. I nei maggiori, comunque, Azeglio Vicini deve averli individuati a centrocampo, un reparto che ieri, specie nel primo tempo, non è riuscito a creare gioco. Ben registrato è invece apparso il reparto difensivo. L'inserimento di Vierkovod è stato positivo, mentre Baresi si è confermato una sicurezza. Quali sono le indicazioni